dire quello che sanno. Continueranno finché non l'avranno trovata. Allora, perché non va a denunciare a mio padre il tradimento di Guilford? Qualunque cosa dicessi non sarei creduto. Ne approfitterebbero solo per mettermi una corda al collo. Silenzio! Tenete in alto le mani! Quello è il tenente Davis. È meglio che torni da suo padre. Almeno lì sarà al sicuro. Non si libererà di me così facilmente. Quante volte devo ripeterle che sono qui per incarico del giornale? Cosa dovrei raccontare ai miei lettori? Che alla prima difficoltà sono corsa spaventata in braccio a mio padre. Tra poco avrà molto da raccontare. Parlate! O vi farò fucilare! Questi maledetti hanno paura ma non parlano. Fucilateli. Non si muova. Pronti! Caricate! Puntate! Racconti ai suoi padroni che uccidendo dei poveri innocenti presto o tardi perderanno l'impero. Ecco, così avrà di che divertire i suoi lettori almeno per una settimana. Vorsichtig! Geht er noch? Ich wollte einen Arzt. Er kommt zu sich. Gleich kommt der Arzt. È un vero miracolo. La lama è stata deviata da una costola e la ferita non è stata mortale. Pochi millimetri di differenza e la lama gli avrebbe trapassato il cuore. Guilford, come si sente? Cos'è successo? Dov'è l'editor? Dov'è? Questo sono io che lo chiedo a lei.
Siete scomparsi da due giorni. Stia fermo. Cerchi di ricordare. Già, mi aveva chiesto di accompagnarla a fare una passeggiata. Ecco fatto. Noi stavamo conversando quando alcuni rumori mi hanno insospettito. Poi, improvvisamente mi sono saltati addosso. Ho cercato di difendermi, ma inutilmente. Dov'è Dora? È stata rapita. Prima di perdere conoscenza, l'ho vista per un secondo. E allora? Mentre lui l'afferrava. Lui chi? Sandokan. Colonnello, mandi subito un messaggio a Calcutta chiedendo rinforzi. Voglio che tutto il territorio sia battuto palmo a palmo. Lady Dora deve essere ritrovata. Sì, milord. Io mi sento responsabile perché non sono stato in grado di difenderla. Lei non è a colpa, Guilford. È stato colpito a tradimento, è colpa mia. Non avrei mai dovuto permettere a mia figlia di venire in India. Per nessuna ragione. Cosa non va, Milady? No, va tutto a meraviglia. Che cos'è da guardare? La giungla non è un posto adatto a una signora. Giungla? Ah, questa sarebbe la giungla. Non è poi molto diversa dai parchi di Londra. Senta, prenda un po' di quel fango. Lo spalmi sulle mani e sul viso, le zanzare non si avvicineranno. Io dovrei mettere quello schifo puzzolente sul mio viso. Non ci penso minimamente. Come vuole. Va meglio ora? Sì, anzi no, sto morendo di fame. Ah, già, la cena.